se una persona si trova in difficoltà, ha un disagio, ha un problema, il modo migliore di aiutarla non è quello di dirle cosa fare per risolvere il problema, quanto piuttosto quello di aiutarla a comprendere la sua situazione, a capirsi, a chiarirsi e a gestire poi il problema di conseguenza, con il suo chiarimento, assumendosi da sola la responsabilità delle sue scelte e della sua risoluzione. Infatti il termine chiaro significa quell'attività professionale che tende ad orientare più che altro a sostenere, a sviluppare le potenzialità del cliente che si vuole aiutare, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le sue capacità soprattutto di scelta. Si occupa di problemi non specifici, non patologici chiaramente, come per esempio il prendere decisioni, il miglioramento delle relazioni interpersonali, come sapete, i problemi legati alle varie situazioni della vita quotidiana, come attraverso l'implementazione delle risorse personali di chi si vuole aiutare, nella sua autostima, in definitiva favorendo la sua crescita personale. Cominciamo a capire un po' qual è la prospettiva di questo tipo di aiuto. Si occupa, dicevo, di problemi non patologici. Lo scopo fondamentale, in definitiva, dell'intervento di counseling è la meta finale, insomma, è l'autonomia di chi si vuole aiutare, che può essere un figlio, può essere uno studente, può essere un amico, un cliente, in ambito anche di professionale. L'autonomia di chi si vuole aiutare, in modo che lui possa poi fare delle sue scelte, prendere le sue decisioni e attuarle anche, cioè metterle in pratica. C'è un po' di storia di questo counseling, che dove nasce? Nasce, come sapete, negli Stati Uniti. Agli inizi del Novecento, quando l'American Psychological Association, cioè l'associazione dei psicologi americani, adotta questo termine, il termine counseling, per la prima volta per intendere. Buonasera, si accomodi? Sì, grazie. Lo adotta per intendere che cosa? Un aspetto della psicologia, cioè tutte quelle attività di orientamento psicologico, sociale e personale, cioè tutte le attività di orientamento che tendono ad orientare, a favorire la scelta, problemi esistenziali, esempio di crescita personale. Quindi la termine counseling viene adottata per la prima volta negli Stati Uniti per questo tipo di problematiche. Il movimento statunitense di psicologi che sosteneva il counseling era finalizzato a migliorare soprattutto la scelta professionale dei giovani alla fine della scuola, qui della scuola elementare che è superiore. L'attività di orientamento professionale era inoltre rivolta negli Stati Uniti, quando nasce il termine counseling, a tutti ai soldati che, entrati dalla guerra dalla seconda guerra mondiale, avevano bisogno di una ricollocazione professionale. Quindi il counseling andava a cercare, no, di orientare al meglio queste persone che erano in crisi, erano grossi disagi proprio per il rientro dalla guerra. Quindi questa fu la nascita del counseling negli Stati Uniti, agiva su questi aspetti di orientamento, di scelta. Nel 1958, per la prima volta, negli Stati Uniti furono istituiti dei fondi per la preparazione di counselor,
proprio nella scuola, nell'ambito scolastico, e proprio furono creati dei programmi per la formazione di counselor educativi. E da quel momento che la figura del counselor entra a far parte a tutti gli effetti di quella politica per la promozione dell'educazione, che vedeva nella necessità di aiutare le persone a fare le scelte migliori, scelte consapevoli, la cosa fondamentale nell'ambito educativo. E dagli Stati Uniti quel counseling è approdato in Gran Bretagna nel 1970, e anche qui viene utilizzato nel settore dell'orientamento, del volontariato, della relazione di aiuto. Poi dall'Inghilterra si è diffuso in tutta Europa, anche in Italia intorno al 1975, anche se in Italia le origini del counseling possono essere ricondotte, risalgono a una data precedente, già nel 1920, con la nascita dell'assistenza sociale, che già cominciava, no, a utilizzare queste la metodologia del counseling, anche se non si chiamava così. Ora leggiamo insieme le testuali parole di una grande scrittrice francese riguardante l'educazione e la relazione di aiuto, e la commentiamo insieme. Dice: è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare invece quelle che ha. Molto spesso si fa così nell'ambito educativo, nell'ambito, no? E questo è un errore più grave, secondo me. Che ne pensate voi? Si cerca di... Anche con la frase: non si può insegnare ad un pesce a scavare, a salire su un albero. Eppure sì, molto spesso si prova perché si pensa che quella sia una cosa migliore di nuova. E questo è l'errore più grave che si può, secondo me, si possa fare in ambito educativo, in ambito anche, no? Di aiuto, anche di aiuto, di relazione di aiuto. Aiutare tanto. Sono totalmente focalizzati sulla persona e sulle qualità di quella persona. Ecco perché siamo accentrati sulla persona, non magari su quello che si pensa sia il meglio, no? Per lei o la società dice, quindi sui suoi bisogni, sulle sue esigenze, anche sulle sue difficoltà, se magari si è rivolto per un aiuto perché sta male, e sulle sue qualità, sui suoi talenti, sui suoi valori,